Dick, è tutto bene? Deacon, come stai? Come andiamo, Sal? Va bene. Deacon, torna tutto intero, capito? Ah, Dick, come va la vita? Ehi, Dee. Sì, perfetto. Ah, finalmente si ragiona. Bene, mi farai diventare triliardario. Costa meno che comprarlo nuovo, giusto? Ho ragione? Ah, spendaccione. Oggi ti dai alle spese pazze, eh? Ah? Ah, ok. Ci vediamo dopo, Dick. Ci vediamo, Dick. Sì, è un iniettore dell'anello. Rottami. Sì. Ma può sempre servire. Carburante. Mi serviranno. Mi serviva proprio.
A posto. Sono Weaver. Ci servirebbe una mano se passi di qua. Weaver, ehi! È un piacere sentirti. D'accordo, vedo se riesco a fare un salto. Ora una taglia. Mesi fa, quando eravamo nel Dick, tutto bene? Weaver, che succede? Dick! Senti, una volta Curi mi ha detto che sei un mago a fare fuori i predoni. Sì, ne ho incontrati diversi, è vero. Allora puoi aiutarmi. I nostri hanno avvistato un gruppo di randagi sulla 97. Evidentemente hanno superato il passo di Thielsen, proprio come te. Ma il punto è un altro. Erano coperti di cicatrici e avevano la sigla RIP incisa in fronte. Chi diavolo sono, mi chiedo? Ripugnanti. Li conosci? Merda. Devi trovarli. Abbiamo già abbastanza problemi senza che una setta di squilibrati ci bussi alla porta.
Ah, puoi giurarci. Non riesco a immaginare vicini peggiori dei ripugnanti. Dio santo. Ok, Weaver, segna la posizione sulla mappa. Me la vedo io. Perfetto. Grazie, Dick. Conoscete, stronzi! Sono preso. Andate a sud per ricominciare da capo! No, no, non se ne parla! Il vostro capo, dov'è Carlos? Ah, giusto, è morto! L'ho ucciso io! Avete capito? Io!
Carlos non riposa in pace! Lui ora è cibo per i fantoni furiosi! Ricaricare. Ok. Cerca di cammino. Anche voi finirete in pasta ai furiosi! Maledetti ripugnanti. Weaver, problema risolto. I ripugnanti non daranno più fastidio qui intorno. Ho letto il rapporto del tipo che li seguiva, Thompson. Dice che si facevano chiamare Requiescat in pace e che veneravano i furiosi perché volevano diventare come loro. Erano strafatti di droga. Come diavolo facevi a conoscerli? Oddio, diciamo che mi ero già scontrato con loro un paio di volte in passato. Serve altro, Weaver, finché sono qui? Nah, siamo a posto. Ma un giorno mi racconterai la storia. Non so se ti conviene, Weaver. Ci si vede? Deacon St. John, sono James Weaver. Ho un incarico per te se ti trovi in zona. Weaver. Thank you.
Facevo la cameriera in un locale, Marion Fox. Ciao, Dick. Come ti va, Caleb? Sì, posso aggiustarla. Ok. Alla prossima, Dick. Weaver, che c'è? Ehi, Dick, tutto bene? Senti, te lo devo chiedere. La strega di Wizard... Scusa, la tua signora, come sta? Continua a fare ricerche? So che, insomma, non stava lavorando su un'arma, lo sai, vero? No, Weaver, non so quello che sei tu, ma so che mi hai chiesto aiuto, quindi... Eccomi qui. Ok, come vuoi. Ascolta, un gruppo di bastardi incazzati ha allestito un campo a sud-est lungo la 97. Non fanno altro che uccidere e razziare giorno e notte. E si sono accampati sul tetto di una vecchia stazione di servizio. Hai il punto sulla mappa. Tu puoi avvicinarti con discrezione e farli fuori in silenzio. Ah, beh, grazie per la fiducia, Weaver. D'accordo, farò il possibile. Grazie, Dick. Ti siamo grati. Non sai quanto.
Weaver, eccomi. Sì, hanno tutta l'aria di essere parecchio incazzati. Visto, l'avevo detto. Ti serve aiuto? Mando altri uomini. Ah, no, 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 no. Posso sfruttare il fattore sorpresa, se necessario. Ok, buona fortuna. Weaver, chiudo. Il tetto della stazione. Come diavolo posso arrivarci? Ah, devo stare attento. Sorprenderli. Merda. Artiglieria pesante. Corazze. Fantastico, sono anche corazzati. Ma che diavolo? Finalmente, cazzo. Cazzo, è morto! Potrebbe tornare utile. Morto? Chi? Era l'ultima, porca puttana. Weaver, ho finito. Morti? Come detto, ho finito. Bene, ho aggiornato i tuoi crediti. Non so come farei senza di te. Grazie ancora. James Weaver a Deacon St. John. Dick, ci sei? Fammi indovinare, hai un lavoro per me, giusto? Guarda, non ti prometto niente.